Benvenuti a questa nuova puntata di Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Gioia Sannitica, la terra del dio Giano. Comune dell'entroterra casertano, Gioia Sannitica è organizzato in una successione di borghi sparsi. Oltre all'agglomerato di Gioia Centro, vi sono le frazioni di Caselle, Curti, Criscia, Calvisi, Carattano, Auduni e Madonna del Bagno. Giuseppe Gaetano è il sindaco di Gioia Sannitica. È un paese di circa 3.300 abitanti che a ridosso delle province di Caserta e Benevento ha dei confini naturali ad est con il massiccio del Matese e ad ovest con il fiume Volturno. Tutto ciò lo incastona in un contesto ambientale incantevole. Il territorio è ad alta variabilità paesaggistica e passa velocemente dal livello del mare del fiume Volturno ai 1.380 metri delle vette di Monte Erbano e Monte Monaco. Un luogo in cui la natura la fa da padrona e rappresenta la migliore cornice per un primo benvenuto. Come nelle migliori tradizioni dell'accoglienza sannita e contadina, cultura e tradizioni locale sono quel giusto connubio per l'accoglienza, per scandirne anche quelli che sono i ritmi della vita quotidiana del paese, scandire dai rintocchi delle campane dell'orologio comunale e quello delle chiese. Quindi assoluto rapporto con l'ambiente, assoluti rapporti umani. L'attuale Gioia sorge lungo l'antico limite tra i distretti delle città sannitiche di Alife e Telesia. Il momento di maggior lustro però arriva con la dominazione normanna. Il castello in Contrada Caselle è un gioiello dell'architettura medievale. L'archeologa Alessandra Maria Artuso ce lo descrive. La data di fondazione è sicuramente nel XII secolo. Ha raggiunto il suo periodo di massimo splendore in età svevo-angioina ed ha continuato la sua continuità di uso fino al XV secolo, quando poi venne abbandonato definitivamente. Fu utilizzato in epoche successive soltanto come estremo baluardo di difesa nei momenti di eventuali attacchi. Di particolare interesse è il cosiddetto Palazzo Signorile, una struttura a pianta quadrangolare che si sviluppa su più piani. Quello che attrae maggiormente l'attenzione è sicuramente la poderosa Torre Mastia nell'angolo di nord-ovest che proteggeva il castello e tutto il borgo. I luoghi noti in passato come Terra Iani, terra del dio Giano, oggi sono vocati al culto di San Michele Arcangelo. Raggiungiamo Curti, piccola frazione raccolta attorno alla chiesa di Santa Maria del Carmine, dove andiamo alla scoperta della cavità carsica nota come Grotta di San Michele. Ancora l'archeologa. La Grotta di San Michele ha al suo interno un piccolo altare con un affresco sovrastante di San Michele, appunto. A destra dell'ingresso in edicola votiva con affreschi di età longobarda che rappresentano San Basilio e San Nicola di Bari. Quello che attrae sicuramente l'attenzione del visitatore appena entra è la grande parete che monumentalizza l'ingresso alla cavità vera e propria. Su di essa sono degli affreschi, da un lato una scena di annunciazione, quindi con l'Arcangelo Gabriele e la Madonna Platitera e dall'altro lato Sant'Ambrogio. Il nostro itinerario procede verso Auduni, frazione che trova il proprio fulcro nella chiesa di Sant'Antonio, e passa per Criscia con la chiesa della Santissima Trinità. Un comprensorio da esplorare alla giusta velocità, preferendo il ritmo del passo e la percorrenza di sentieri e tratturi. Nuovamente il sindaco. Venire a Gioia e fare un cammino. Fare un cammino significa che noi abbiamo dei percorsi di trekking variabilissimi, dei percorsi di trekking a misura e soprattutto il trekking lo si vive in quelle che possono essere varie sfaccettature. Ci si può fermare nella bottega presente sul territorio, piuttosto che nell'azienda agricola, piuttosto che nei monumenti che abbiamo, piuttosto che la Grotta di San Michele. Quindi c'è questo patrimonio emozionale nel vivere il paese, nel passeggiarlo, nel condividerlo, soprattutto perché abbiamo tratturi di grande importanza paesaggistiche conosciuti a livello regionale. Approdiamo così a Calvisi, dove visitiamo il santuario di San Liberato. Alessandra Maria Artuso, archeologa.
La chiesa del Santuario di San Liberato è dedicata alla Madonna del Carmine ed è stata costruita verso la metà del XVII secolo. Le reliquie di San Liberato sono state traslate nel 1687 ed è diventato santuario nel 1967. L'ingresso al santuario avviene attraverso un portale di bronzo maestoso realizzato da un artista di fama internazionale, Silvano Dorsi, nativo proprio della frazione Calvisi. La chiesa accoglie le reliquie del martire e un bel mosaico policromo, raffigurante i misteri eucaristici. Attraversiamo la frazione di Carattano e raggiungiamo Madonna del Bagno, dove sorge l'omonimo santuario risalente al XVIII secolo. All'interno si conserva l'effigie miracolosa della Vergine con il bambino. La leggenda narra che nei pressi del santuario anticamente vi fosse una sorgente d'acqua taumaturgica. Proprio per questo fu scavato un pozzo all'interno del quale fu ritrovata la statua della Madonna. E per questo si decise di dedicare un santuario alla Vergine. In realtà la fondazione della chiesa è molto più antica, risalirebbe infatti al 1226 e va inserita in un quadro di espansionismo religioso dell'ordine cistercense nella zona ad opera dell'abbazia di Santa Maria della Ferrara. Anche qui, come a Calvisi, troviamo un'opera del maestro Silvano Dorsi. Eclettico, trasformista, sperimentatore. Dorsi è ceramista, pittore e scultore. La sua tecnica e i suoi soggetti si evolvono senza sosta. Gioia Sannitica omaggia il concittadino illustre, ospitando una mostra permanente presso il municipio. Un'attenzione che attesta l'importanza che i gioiesi attribuiscono ad arte e cultura, eventi e associazionismo. Nuovamente il sindaco. Il paese si caratterizza per la presenza di numerose associazioni molto molto attive, quindi la nostra estate è ricca di eventi che rispettano le tradizioni dell'accoglienza ed enogastronomiche del paese. C'è semplicemente da scegliere. Gioia in questo caso è coinvolgente ed avvolgente, cioè le manifestazioni interessano tutti i borghi, ognuno per le sue peculiarità, per le sue caratteristiche. Uno dei progetti più recenti, nonché di interesse rilevante, è il Bando Borghi. Jennifer Hortal è assessora e la referente del progetto Non Solo Parco. Il Bando Borghi è un'iniziativa del Ministero della Cultura, finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, cultura, tradizioni presente nei piccoli centri italiani. Un'iniziativa volta a contrastare lo spopolamento e ad incentivare il rilancio occupazionale, rivitalizzando l'economia e la tenuta sociale del territorio. Il nostro progetto ha per titolo Non Solo Parco ed è promosso nei nostri borghi. Il cronoprogramma del progetto si snoda su 10 iniziative, con un solo filo conduttore, il territorio, le sue radici e il suo futuro. Diciamo da Arajani alla realtà virtuale. E i nuovi progetti non tardano a dare i primi frutti. Non Solo Parco in anteprima alla Corte di Ervanina. Tramite l'associazione Duchin Altum ci sarà una rievocazione dei tempi degli avi. Abbiamo organizzato un laboratorio di fumetto. Ragazzi dei 12 anni in su per 2 giorni impareranno le tecniche del fumetto nell'ambiente del castello. Inoltre abbiamo organizzato una mostra mercato di antichi mestieri. Antichità e saper fare in Italia sono voci che hanno una seconda declinazione e rivivono ogni giorno nella cucina tradizionale. Ce la racconta l'assessora Serena Uzzo. Troviamo dei prodotti tipici che sono dei prodotti poveri. Abbiamo tra i tanti le paste fresche, i cavati, fatti con acqua e farina e sale impastati a mano, i taralli, il caciocavallo, funghi porcini, le marmellate e il vino. È importante la presenza di un vitigno autoctono della zona, che è il pallagrello, che viene coltivato, che è originario del Casertano, coltivato nella sua bacca sia bianca che rossa. Eccellenze che riassumono alla perfezione lo spirito di Gioia Sannitica, un borgo pronto ad inventare il futuro, forte del suo antico passato. L'invito del sindaco Giuseppe Gaetano. Venite a trovarci perché vi regaliamo un'emozione, vi regaliamo la natura, vi regaliamo l'accoglienza. C'è sempre un posto a tavola per chiunque viene da noi nel massimo rispetto delle nostre tradizioni e di chi arriva. L'accoglienza è quello che noi offriamo in senso lato, a 360 gradi, in un contesto che merita assolutamente di essere vissuto. Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Non
dimenticare di cliccare segui per non perdere la prossima puntata. Piccola Grande Italia è anche video. Seguici su piccolagrandeitalia.tv. Piccola Grande Italia è una produzione B-Web. Executive Producer Vincenzo Graziano. Scritto da Annalisa Bertasi. Sound Designer Gabriele Masi e Rita Giordano. Voce Claudio Pisicchio.